della festa di promozione per chi c'era. Questa volta partiamo con lo staff, perché lo staff dovranno essere i nostri condottieri, per cui chiamo qui con me innanzitutto dagli assistenti Alberto Mazzetti e Silvio Saini. Silvio, te lo permette la live in sede. Questa, chi è attento sentirà che i ragazzi della prima squadra dall'anno scorso, quando ci sono i minuti prima della partita, il loro motto è Silvio che canta e urla I love you, tutte I love you baby. E in onore di questo oggi abbiamo la colonna sonora, che diventa la colonna sonora tipo Carnival Cruise. Con loro due a guidare lo staff tecnico, con grande orgoglio anche quest'anno, un coach, una certezza. Settimana è anche commentatore tecnico delle partite del mondiale di basket su Sport Italia, il canale del digitale terrestre numero 153, lo sentirete, è molto molto bravo, non dobbiamo farcelo rubare, lo teniamo come allenatore. Ora partiamo a presentare, io direi vado random, vedo c'è qualche ragazzo. Cominciamo dai più giovani, il primo direttamente dal prodotto, dal vivaio Aia, Aba, finalmente un prodotto, Edoardo Tognanti. 1998, primi frutti della collaborazione, cominciamo a vedere. Salutiamo anche tutti i media qua presenti, quest'anno avremo una grande copertura da Legnano News, i giornali, la Preatina, Il Giorno, una grande copertura televisiva, Rete 55, che darà tutte le partite in differita il lunedì o il martedì sera sul digitale terrestre e anche sul satellite, e poi avremo lo streaming. Andando avanti, iniziamo dai più giovani ancora, al nostro vivaio 1996, Alessandro Guidi. Al terzo anno aggregato fondamentalmente alla prima squadra. E poi cominciamo, stavolta partiamo da coloro, lasciamo per ultimi nuovi, e cominciamo a dare un applauso a chi era già qua l'anno scorso, è stato vero protagonista della promozione, il più giovane, il principe Alberto Navarini. Reduce dal quinto posto agli europei per la nazionale del 18. Albertino, come sapete, abbiamo anche preso questo cartellino, adesso con orgoglio è tutto Legnano Basket, completamente un grande investimento. Andiamo avanti con chi ci ha fatto vincere. Tommaso, Tommy Miani. Un testo che vi racconto, vedete la polo nuova, ci siamo messi il tricolore perché ci sentiamo a nostro modo campione d'Italia, un applauso ancora. Poi direttamente alla Romagna, chi se non lui, l'uomo di Pesaro e Piadina Man, eccolo qua Giovanni. L'ultimo dei guerrieri, il vero guerriero Terminator, Marco Arrigoni. Poi abbiamo ancora con noi, per il terzo anno consecutivo, sfatando una tradizione negativa dei capitani, non solo ha vinto, Federico Maioccolo. E quindi fino a qua, come vedete, sono i nostri guerrieri dell'anno scorso. E adesso andiamo a presentare quelli nuovi, sono un po' timidi, però diciamo che iniziamo dal più giovane, è il più grande di tutti, ma è il più giovane, viene da Ravenna, direttamente dalla Romagna, se lo sentite parlare è inequivocabile che venga dalla Romagna, è lui, Andrea Locci. Novità di quest'anno per il campionato che facciamo, per la prima volta a Legnano, prima volta nella storia, abbiamo gli stranieri. Now I got the English.
but they don't understand in Italy. Stanno già cercando di parlare un po' italiano. Abbiamo tra di noi due giocatori americani, sono simpaticissimi, sono incredibilmente anche forti. From New York, downtown Bronx, from New York. Pivot, 2 metri, da Georgia Atlanta, reduce da 3 campionati in Europa, a Londra, ad Amsterdam, in Slovenia, un uomo, un mito, Usman Urs Tubali. Per ultimo, il gioiello del nostro mercato, una vita in Serie A, 50 tra Biella, Bologna, Caserta, 50 partite in nazionale, bambini dovete imparare, lui ha fatto una carriera top top top, il miglior giocatore mai venuto a Legnano per importanza, Fabio Di Bella! Con noi, se lo merita, quello che di più lungo corso è qua, è Maurizio Basile, con un applauso con noi.